Signore e signori, buonasera. Meet the Media Guru e Round Reading sta per iniziare. Vi invitiamo a non spegnere cellulari e tablet per condividere idee, spunti e suggestioni con noi. L'hashtag della serata è MeetWolf. Be social, be. Meet Qua. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere qui con noi, per essere qui al MIT, eh, Per chi non conosce MIT dico solo due parole: eh, non è solo questa sala, è un centro che grazie a Fondazione Caripo abbiamo realizzato a Milano per. Lavorare sul tema dell'arte e della cultura digitale proprio per organizzare eh, iniziative, eventi, incontri, dibattiti dibattite più che ne ha ne metta per... Eh per riflettere alla fine eh, tutti quanti insieme su quelli che sono i grandi cambiamenti in atto per accrescere la nostra consapevolezza per provare ovviamente a vivere in maniera eh, a vivere meglio se è possibile perché se capiamo quello che sta succedendo in generale siamo più consapevoli dei processi che ci travolgono, che rischiano di travolgerci e adesso non c'è più bisogno, qualche anno fa come Mitt avrei detto vi spiego perché la cultura digitale è necessaria, capirla Ora eh, mi sembra chiaro per tutti che con questa dimensione, con l'ambiente digitale di cui sentirete parlare anche stasera, eh, abbiamo davvero eh, è ormai è un dato di fatto con cui stiamo imparando a, in, dentro un ambiente dentro il quale impariamo a vivere. Allora intanto vorrei accogliere per questa serata Marianne Wolf che è qui con noi con un nostro solito applauso, non solito, non è così scontato ma perché veramente è stata così generosa di accettare il nostro invito e vi voglio dire che la puntata di questa sera è un progetto che MIT organizza per Fondazione Cariplo su un tema importante che è quello di risvegliare il, la passione per la lettura o quantomeno capire i meccanismi, eh, i modelli, eh, le, 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 trovare delle idee per capire il cambiamento in atto anche qui eh, rispetto a un ambiente digitale che diventa sempre più pervasivo, dentro il quale è importante muoversi, è importante apprendere e quindi ci siamo posti. Eh, con Fondazione Cariplo, proprio il, un, un obiettivo che è quello di andare a indagare, ad esplorare le varie, eh, le varie questioni, i vari nodi che riguardano questo complesso. Eh, rapporto non solo di noi con la lettura ma della lettura in un mondo che è sempre più digitale, sempre più immateriale, sempre più virtuale ma al tempo stesso è anche fisico. Ora eh, il primo appuntamento abbiamo costruito un ciclo di incontri, il primo appuntamento è stato qualche settimana fa con un team proveniente da Londra che si chiamavano Mina Lima e con loro abbiamo esplorato quanto alcuni elementi giocano eh, nell'attrattività. Eh, nell'attenzione eh, del pubblico verso pubblico soprattutto giovani verso eh, il tema della lettura verso i libri come invitare le nuove generazioni ancora a non perdere questo contatto con i libri invece l'appuntamento di stasera con eh, con Marianne Wolf, about, eh, Around Reading, è un appuntamento molto importante, se voi siete qui è perché avete capito l'importanza di questa serata, perché ehm, noi vogliamo eh, proprio esplorare, fare un'esplorazione importante per capire i cambiamenti cognitivi in atto, per capire quali sono le nuove regole del gioco, dell'apprendimento, dei modelli cognitivi in un ambiente digitale, cosa sta cambiando, ma anche per scoprire eventualmente proprio delle regole magari basic oppure importanti per, eh, oppure più evolute dico, per eh, trovare eh, il modo di eh, accompagnare questo processo secondo me poi sentiremo Marianne inevitabile di cambiamento anche dal punto di vista dell'apprendimento no? da, da parte di ciascuno di noi in particolare delle giovani generazioni quindi quanto più questo è un po' il claim di MIT, quanto più eh, eh, noi diventiamo consapevoli dei processi in atto tanto più siamo coscienti nell'uso delle tecnologie e possiamo provare a governare meglio questo grande periodo di transizione verso una società che, inevitabilmente, avrà caratteristiche e modi completamente diversi, di, non solo di apprendimento ma anche di elaborazione e di creazione. Allora, due parole su Marianne. Allora, Marianne intanto è una grande studiosa. Io l'ho incontrata cinque anni fa e sono rimasta colpita, affascinata, ma non voglio influenzare nessuno. È una studiosa, è un'insegnante, è una sostenitrice dei bambini e dell'alfabetizzazione in tutto il mondo. È come un so, una sorta di sua missione ed è veramente un personaggio straordinario da questo punto di vista. Una grande studiosa, lei studia. Eh, diciamo la, il suo lavoro ruota intorno allo studio dello sviluppo del cervello che legge e dei principali apprendimenti al suo sviluppo. Eh, ha impiegato vari anni in ricerche, veramente si parla di almeno due decenni: in ricerche nelle neuroscienze cognitive, nella psicolinguistica. Eh, si è occupata di sviluppo del bambino e dell'educazione per costruire modelli di sviluppo dei circuiti di cervello per la lettura. È una grande sostenitrice, ma e vedrete perché sostiene il, il tema della lettura come una chiave necessaria per... Eh, un altro claim di Meet è Meet Digital Human. Eh, meet Digital, Human e Human Meet Digital. Quindi questo eh, dialogo tra il digitale e l'umano è un aspetto da tenere costantemente presente. Eh, allora, intanto è direttrice di un nuovo centro, l'Alocensi di Centro per la Dislessia, gli studenti diversi e la giustizia sociale presso la UCLA Graduate School of Education Information Studies, ma eh, ha vinto numerosi premi, ha pubblicato tantissimi testi e libri, alcuni tradotti in Italia, io qui voglio ringraziare anche eh, il, eh, Aurelio Motto, la di vita e pensiero, che ha tradotto due dei libri suoi che troverete se vi interessa anche qua fuori, eh, sono due libri importanti, uno dei primi, Proust e il calamaro, ve lo consiglio perché è una roba meravigliosa, e de, la cosa importante è una novità, appena ricevuto diciamo, un'onorificenza un da parte della Pontifical Academy of, of Science di, del, ovviamente di Roma ed è un membro, uno degli 80 membri di questa Accademia Pontificia no? eh, per la scienza, della scienza, una delle poche donne, qui merita veramente un applauso, dentro un'accademia che riconosce e mette insieme delle teste meravigliose, dei personaggi fantastici, tra cui Marianne. Marianne Wolf, ecco a voi. Grazie. Prego. Grazie. Welcome. Welcome. Grazie. Mi dispiace. Ma vorrei che lo facessi. Mi spiace, non parlo italiano, quindi speriamo un giorno appunto di poter imparare anche l'italiano. In ogni caso veramente sono, come dire, invidioso appunto non solo perché voi parlate italiano, ma perché voi vivete in questa bellissima città. Maria, grazie Matteo, grazie mille. Ci siamo incontrati a Spoleto cinque anni fa e ricordo che eravamo a cena e lei appunto mi ha spiegato di questo suo sogno e io mi sono detta, guardate, è veramente un sogno meraviglioso questo di di Maria Grazia, però insomma i, come dire, i sogni devono veramente essere come questo, che questo locale, questo building qui non è più solo un sogno, è veramente bellissimo essere qui veramente per vedere la realizzazione del sogno di una donna ok, che parte veramente da attorno a un tavolo e adesso sono qui con te, per cui Maria Grazia, grazie di cuore e poi tutti voi che lavorate con Maria Grazia e Alessia Alessandro, ho incontrato eh, Claudio Ok, non so più come lo soprannominate, Claudio. Comunque, eh, tutte quante le persone che sono veramente invisibili da una parte, ma siete angeli visibilissimi alle persone come me. Ringrazio anche Aurelio e poi Maria di Vite Pensiero, eh, Leon, e veramente tutte quante le persone che, eh, vedete, aiutano tutti noi, noi persone che scriviamo libri. l'ultimo libro che ho scritto. Eh, devo dire che è veramente un insieme di lettere, se volete, e in un certo qual modo, da un certo punto di vista, sapete cosa faccio? Provo a divertirmi con voi stasera, nel senso che voi non sarete d'accordo con la maggior parte delle cose che io vi sto per dire. Però sapete qual è il mio obiettivo? È farvi riflettere, farvi pensare, perché in qualità di neuroscienziata, in qualità di educatrice, io cerco in questo momento di poter offrire, anzi portare nel pubblico un percorso di dialogo. Il mio ultimo libro è stato veramente un insieme di lettere che tentavano proprio di creare un dialogo, un dialogo con delle persone, vedete, delle persone che non per forza devono essere d'accordo con me, ma che anzi il loro disaccordo assolutamente mi ha aiutata e ha preparato anche. Anche loro a potenziare il futuro, diciamo così. Allora, vi parla appunto dell'alfabetizzazione o della lettura. Allora, qualcuno di voi dà tutto questo per scontato? Ne sono certa, vedete? Ebbene, è una sorta di piattaforma di pensiero questa. Quindi, oggi, oggigiorno del nostro secolo, eh, per me per un'educatrice, ma dal punto di vista politico, ecco, se così posso dire, questo, vedete, è un diritto fondamentale di noi esseri umani, che io appunto cerco di eh, condividere e di far condividere in tanti diversi modi, in modo particolare ai bambini, laddove non ci sono scuole, laddove mancano gli insegnanti, laddove e mi sentirete appunto, anzi, mi vedrete calzare due cappelli, guardate, perché io prendo in esame i dispositivi digitali che uso per far imparare... Eh, questi bambini a leggere, ok? Quindi ve lo dico fin da adesso: eh, saranno le mie posizioni un po' scomode per voi, però vedete, è mio obiettivo aiutare gli altri, gli altri a capire, gli altri a capire tutte quelle che sono le opportunità a disposizione, ma perché no, anche le sfide che dobbiamo appunto raccogliere adesso che appunto cambia, cioè ogni giorno la letteratura. Allora, l'alfabetizzazione cosa fa? Cambia il nostro cervello. Quindi noi non siamo nati per leggere, ci siete. Quindi questo atto no, di, di, di leggere è qualcosa che risale a soli più o meno 6.000 anni fa. Cosa abbiamo dovuto fare? Ah, noi non abbiamo dei geni, i geni della lettura, ok? Ci sono i geni per la lingua, il bambino deve essere come deve nascere in un certo ambiente e poi c'è tutto un discorso di programmazione genetica, stesso discorso con la vista, col pensiero, con appunto tanti altri sensi, ma non è così per la lettura. La lettura, che io chiamerò appunto alfabetizzazione, crea un nuovo circuito cerebrale che cambia effettivamente la traiettoria della vostra vita. Signori, io so che qualcuno si sta dicendo adesso... Ah, ma allora le persone che arrivano da quelle culture che non sono appunto alfabetizzate e cosa facciamo? Uno è superiore all'altro? Assolutamente no, signori, non vi dico questo. Io vi parlo esattamente di quello che ha fatto la lettura in noi e meglio ancora di quello che può fare nella traiettoria della vita di un individuo, eh, ma anche quello che può fare giustamente per un'intera società. Quindi capite, noi cambiamo pian piano, diventiamo una cultura digitale adesso. Bene, il modo in cui noi leggiamo avrà un impatto sul futuro della nostra specie penso che sia veramente una enorme scommessa, Eh sì, è anche un bel rischio se ci mettessimo a dire no, no, ma io non voglio eh, sapere nulla, io non voglio, non mi interessa insomma eh, leggere, non voglio neanche sapere come evolverò leggendo. Allora, Walter Ong, allora, Ong era un filosofo, mm, ha scritto un po' come Marshall McLuhan, però ha scritto molto, molto più filosoficamente. Lui ci diceva che le tecnologie non sono semplicemente dei supporti esterni, sono invece delle vere e proprie trasformazioni interne della nostra coscienza. E in effetti queste hanno un impatto incredibile sulla parola. Allora credetemi io faccio lezioni veramente un po' ovunque. Eh, chi verrà magari... c'era qualcuno in cattolica lunedì? Ah ok, non vedo mani alzate. Eh, però vedete con quella presentazione lunedì scorso sapete cosa ho fatto? Ho veramente sottolineato i cambiamenti a livello di parole, di, di, di lingua veramente. Invece Walter Ong ci dice qualcosa in più, ci dice che le tecnologie, cioè tutto quello che c'è in questo edificio parlato meraviglioso, complimenti. Questo non è solamente un edificio non è solo un palazzo, questo è un luogo, è una location di creatività e di innovazione. Quindi tutti quanti noi che siamo coinvolti appunto in questo nostro percorso, beh, dobbiamo capire come tutto ciò che ci attorno a noi cambia il nostro modo di parlare, la nostra lingua. La mia posizione, credetemi, è abbastanza difficile, sapete perché? Perché non ci sono come dire sistemi binari. I miei eh, colleghi al MIT, tra cui c'è appunto eh, Sherry Turkle, che vedete qui, non so se avete letto questo suo libro meraviglioso, Alone Together. Noi trasgrediamo, ok? Facciamo degli errori, sapete perché? Ma non perché cerchiamo di creare qualcosa di nuovo. Ma sapete perché sbagliamo o trasgrediamo? Perché non ci permettiamo di prendere in esame cosa mh, può essere completamente cambiato o modificato. Allora, mh, vedete, qui c'è un pubblico, ok? Siete un pubblico di pensatori, certo, anche di innovatori, ne sono certo. Bene, voi ben più di me o persone con me, che lavorano con me, siete voi che dovete pensare a ciò che voi riducete oppure completamente sconvolgete, rivoluzionate quando create qualcosa di nuovo. Collaboro anche con persone che lavorano e vivono a Silicon Valley. Qualcuno mi dice: No, ma lei ha questa posizione unica irremovibile. Ma no, signori, assolutamente no. Anzi, quando io, appunto, eh, ho parlato l'ultima volta con loro, la parola più comune a Silicon Valley oggi è disruption. Ci siete, eh, il cambiamento dirompente. Siamo noi, appunto, i disruptor. Ebbene, io dico: No, no, attenzione, io allora sono la disruptor dei disruptor, è quello che ho detto loro l'ultima volta. E la voglio anche essere, vedete? Perché? Perché dobbiamo sempre, sempre capire una cosa fondamentale, e cioè tutte le idee nuove, ma veramente nuove anche di zecca, cosa fanno queste idee? Come fanno a, a, che impatto hanno sul cambiamento magari recente, ma comunque già facente parte del passato? Le neuroscienze cognitive, allora um, cosa fanno queste neuroscienze? Studiano esattamente quello che serve per imparare qualcosa di nuovo, ma anche cosa impedisce di imparare qualcosa di nuovo. Allora, um, quali sono le domande allora, che Maria Grazia mi ha chiesto di sviscerare stasera con voi? Vediamole queste domande. Allora, um, c'è plasticità nel nostro cervello, tanto più il cervello leggente, chiamiamolo così. Beh, questo vuol dire che noi abbiamo un approccio appunto molto molto più aperto alla transizione alla cultura digitale. Guardate, allora, regalatemi due minuti e um, spero appunto che come fanno appunto i miei studenti, pensate anche voi di essere studenti adesso e pensate veramente di pensare e capire cos'è il circuito di lettura. Chiamiamo, come dire, la storia delle origini della lettura. Tutto inizia con un dato di fatto, qualcosa che parlato e vi ho già svelato prima. Non ci sono geni, non ci sono delle aree cerebrali per la lettura. Cosa ha dovuto fare il cervello? con appunto l'alfabetizzazione, ma anche con la numerizzazione. Cosa ha dovuto fare molare Riprendo? Ha dovuto creare dei nuovi collegamenti tra le parti, come dire, più vecchie che erano geneticamente programmate e lo sono ancora, come la vista, come gli elementi cognitivi, come l'affetto, come il sistema motorio, ci siete. Quindi tutte queste aree, le vedete appunto qui, devono fondamentalmente riunirsi, quasi darsi la mano, facendo uno sforzo nell'atto della lettura noi diamo per scontato tutto questo incredibile meccanismo. Mi direte, ok, si impara a leggere naturalmente. No, signori, non c'è nulla, nulla di naturale su questo circuito. Questo circuito si deve sviluppare e noi, in qualità di società, dobbiamo aiutare appunto questo sistema a, come dire, autocollegarsi e permetterci di leggere. Ora, con la plasticità, qui apro un'altra parentesi, c'è una sorta di elemento distorsivo, nel senso che, Nessuno, nessuno in effetti può aver sviluppato un circuito di lettura ideale, perfetto. E questo è il bello della plasticità: quel circuito cambierà a seconda anche del vostro sistema di scrittura. Quindi, ad esempio, leggete e scrivete cinese, ok, oppure non so, avete l'alfabeto, oppure avete i caratteri eh, giapponesi. Eh, e poi avete magari il kanji, quindi avete insomma il giapponese, questo circuito, ripeto, cambierà a seconda di o conformemente al vostro sistema di scrittura. Allora, adesso questo è veramente super semplificando, però guardate, guardate appunto il uh, cinese. Cosa c'è qui? Beh, um, guardate, si lavora moltissimo nell'area visiva dell'emisfero destro rispetto a quanto avete in voi il vostro sistema italiano, anche il vostro sistema di noi um, anglofoni. Perché? Ad esempio, lei, perché secondo lei dovrebbe essere così? Ma perché il suo emisfero destro, come dire, si sviluppa di più parlando cinese? Quale potrebbe essere la spiegazione di questa superattivazione? è una bella risposta non l'abbiamo sentito forse perché le lettere non sono come dire solo fonetiche ma sono un simbolo di un concetto. Certo è vero però aggiungete a questo anche 5.000 caratteri. È eh, semplicemente per arrivare in quinta elementare in Cina questa è la quantità di simboli fisici e questo vuol dire che più aree eh, come dire, visive devono rispondere al linguaggio. Vi ho fatto questo esempio, vedete, semplicemente perché questo vi fa vedere che il cervello cambia per riflettere anche il sistema di scrittura, ma cambia anche conformemente a come viene formato barra educato. Anche se la mia presentazione non sarà fatto stasera sulla dislessia, sì ho giusto una slide, vedrete. In italiano io sono veramente molto come dire preoccupata perché la gente, credetemi, non si rende conto che l'italiano è molto molto come dire, regolare, nel senso che appunto voi create lettere e fonemi, ma i collegamenti possono essere molto molto più lenti appunto in una forma di dislessia in italiano. Quindi spero veramente che qualcuno mi possa, come dire, assumere per un mese, credetemi, proprio per andare a spiegare dei principi, per far capire come si possa effettivamente lavorare meglio per curare o comunque occuparsi di dislessia per gli italiani. Però eh, non succederà mai e mi dispiace questo. Torno alla presentazione di, questo, di questa sera. Allora, torniamo al nostro circuito. Allora, questo circuito cambia, vedete, ma non semplicemente sulla base di quello che sa, cioè che impara, ma grazie appunto al famoso medium. Devo dire infatti che sono proprio questi media, ci siete plurale di medium, che cambieranno proprio eh, l'elaborazione e anche i processi cerebrali. Allora, con la mia conversazione con Maria Grazia, beh, lei mi ha detto appunto che mh, voleva che parlassi, anche se velocemente, dei giovanissimi e il luogo delle storie, delle fiabe. Cosa fanno quindi le storie, le fiabe nel no? nostro cervello nei primissimi anni del nostro percorso di vita? Ebbene, questo giovane cervello che c'è appunto tra eh, quando nasciamo e i cinque anni d'età è come un computer che sta imparando tutto, che sta risucchiando tutte le informazioni che poi vanno dentro, eh, i circuiti non parla ancora dei collegamenti tra circuiti. Guardate, ci sono delle, delle persone qui in Italia che gestiscono varie organizzazioni e che veramente eh, fanno proprio questo lavoro e a me fa molto piacere, però molte persone non si rendono conto di una cosa e cioè che eh, prima ancora del tentativo di parlare i bambini stanno veramente imparando tantissimo a usare la, la, la lingua, imparare il linguaggio. E c'è una cosa che dico ai genitori in tutto il mondo, ovvero leggete, scrivete e cantate per e ai vostri bambini. E qualcuno, appunto, mi fa domande sulla musica. Noi abbiamo tutto un comparto, come dire, un'area scientifica, neuroscientifica, musicale, per cui anche lì c'è tutto un universo. Questa è la realtà. Ogni singolo libro che viene letto a un bambino la sera fa un lavoro straordinario perché insegna parole. Attenzione, signori, piccola parentesi: le parole sono come dei nodi che abbiamo appunto nel cervello, lo utilizzo come una metafora. Eh? Questi nodi sono le interconnessioni. Più sento parole, Parlarne, più mi rappresento la parola. Allora, chi ha fatto un corso di psicologia qui ha studiato ad esempio che le cose sono anche delle rappresentazioni. Le parole sono rappresentazioni. Più io ne vengo a contatto, più ne sono esposto. Più ci sarà come dire, permanenza, eh, fissazione appunto del concetto nel cervello. Quando voi leggete ai vostri figli, qualcuno ne ha avuti, qualcuno ne ha adesso, qualcuno ne avrà. Noi come società noi dobbiamo, dobbiamo assicurarsi che i genitori, ma anche dal prenatale in poi, si devono rendere conto che quello che voi fate leggendo non è solamente migliorare la conoscenza delle parole, ma i concetti che sono collegati a queste parole, i suoni, i fonemi e cosa, cosa ancora. Più importante appunto, quello che si chiama affetto, nel senso che non lo sottolineo mai abbastanza questo, la lettura è direttamente collegata proprio al componente affettivo, nel senso che viene associata vede, la lettura appunto con l'amore, con il prendersi cura di. Quando parliamo appunto di uh, Tommaso Dachino, certo. Lui ci parlava proprio di amore e anche di conoscenza, tutto a luogo fin dall'inizio, fin dalla lettura, anzi può aver luogo ma potrebbe anche non aver luogo. Allora, questo succede negli Stati Uniti e succede ovviamente anche qui. Allora, abbiamo delle famiglie abbastanza privilegiate, quei bambini, come dire, sono veramente molto avvantaggiati. Non una questione di soldi, vedete, è una questione proprio di conoscenza, cioè dell'importanza della conoscenza. Oppure, appunto, se cercate veramente di alimentare con la cultura i vostri bambini, non avete magari neanche il tempo di leggere ogni sera a volte oppure di espandere il vocabolario. Questo è un gravissimo errore. La realtà che io vedo all'asilo nido, ad esempio, è che. Nostri, molti dei nostri bambini arrivano appunto già con non so non so veramente quante parole che mancano, cioè deficitarie e cioè che non le hanno rappresentate in testa queste parole. Quando arriviamo a 5 anni, siamo alla materna, abbiamo già le vediamo già delle differenze dei nostri bambini e qui c'è un passaggio veramente meraviglioso, questo è Matteo 423 Beh, insomma, quante volte sentiamo dire che il ricco diventa più ricco e il povero diventa più povero. Questo è qualcosa però di cui noi faremo giustamente a meno, giusto, nel mondo. È veramente un mattoncino questo, piccolissimo di conoscenza. E... Come dire, attenzione, non è solamente un fatto di leggere libri, quindi è chiaro, se ci riuscite è meraviglioso, ma vuol dire raccontare, parlare, dare linguaggio, dare vita, eh, fa sì che le parole possano veramente diventare vive e trasmesse alle prossime generazioni. Però leggere fa anche qualcos'altro, insegna infatti ai bambini che, allora, eh, sì, magari ci potrebbe essere tutto un insegnamento anche a livello di egocentrismo perché molto spesso parliamo di eucentrismo nel lato negativo, però attenzione, a volte appunto i bambini sono anche così, quindi quando vado appunto a leggere appunto di Rane e Rospi, come vedete qui, oppure anche insomma Harry Potter che legge, legge su, che riguarda qualcosa come gli altri, quindi se, come dire, mh, si parla, e si racconta una storia ad un bambino dove giustamente non si parla di lui ma si parla di qualcun altro, questa è una piattaforma per lo sviluppo emotivo e sociale. Storie veramente semplicissime, magari anche la classica fiaba, è eh? nulla di complicato. Quindi, in qualità di neuroscienziati, voglio sapere che succede nel cervello. E la realtà, vedete, è che è questo il modo in cui reagiscono i bambini. Guardate, c'è attivazione. Attivazione in aree cerebrale che sono responsabili per la comprensione linguistica. E dall'altra parte avete l'aspetto espressivo della lingua stessa. Quindi vedete i bambini che eh, hanno ricevuto questa sorta di lezione no? a cui è stato letto. E pensate anche a queste madri, e questo è uno studio che abbiamo fatto, che arrivano da famiglie insomma, poco privilegiate. Quindi ripeto, non è il fatto di privilegiato o non privilegiate. Tutto sta nel capire cosa succede appunto ai bambini quando a loro si legge regolarmente o no, indipendentemente dalla dichiarazione dei redditi della famiglia. Ora, mh, voi avete sicuramente avuto questo tipo di insegnamento però anche qui c'è una sorta di mh, elemento di distruzione di, di, di ok, facciamo finta di avere tutti un circuito regolare noi decodifichiamo le informazioni grazie al circuito così diventa una cosa automatica, meravigliosa e diamo ahimè per scontato ma c'è un ma signori perché qual è veramente il punto quando si legge? non è decodificare, giusto? noi dobbiamo imparare, imparare tutte quante queste fondamenta prima che tutto diventa fondamentale automatico però appunto come spiegare questo. In questo modo, guardate, al cuore, al centro della lettura, sapete cosa c'è? Noi andiamo oltre la conoscenza, oltre la saggezza, se volete, dell'autore e scopriamo la nostra di saggezza, la nostra di conoscenza. Leggere, infatti, cosa vuol dire? Vuol dire capire quelli che sono i processi che poi alla fine ci porteranno a sviluppare pensieri migliori, quindi a un pensiero disciplinato, a riflessioni, contemplazione, la capacità di pensare, come dire, ben oltre ciò che vedo scritto sul testo, okay? quindi vedete tutto questo richiede che cosa? Richiede un insieme secondo me appunto di eh, tanti diversi ehm, processi che, sono, che hanno a che fare con il sistema motorio, affettivo ehm, la realtà è questa in effetti, e cioè, nei momenti in cui noi ci mettiamo appunto a leggere Anna Karenina, vi ricordate cosa sta per fare? Sta quasi per eh, suicidarsi eh, eh, dietro c'è appunto questo mh, la valigia rossa eh, e vuole buttarsi sui binari Okay, quindi lì fa un balzo, lo stesso balzo lo fanno i vostri neuroni motori, okay? siamo talmente immersi in questa scena quando leggiamo a livello profondo che ci sembra noi di essere Anna Karenina che sta per saltare sui binari per commettere suicidio. Allora um, vedete noi e qui torno indietro scusate, guardate, bisogna capire veramente questo elemento qui nato alla uh, vostra sinistra, la conoscenza di base, la background knowledge, è veramente fondamentale. Ora, se nei vostri primi cinque anni d'età voi non sviluppate questi concetti, sarà molto più difficile dopo, sarà difficile collegare il concetto alla parola, anche andando avanti ad imparare perché andrete a scuola ancora per degli anni. E sempre alla cattolica, stanno facendo in parte questo gran lavoro con me, c'è una cosa difficilissima, cioè alcuni insegnanti credono che se il bambino riesce a leggere la parola, quindi la sa, ma no, sbagliatissimo. Noi dobbiamo appunto sviluppare una conoscenza, come dire, di base, una piattaforma di conoscenza interna, ed è questo che facciamo, quando magari facciamo delle analogie o dei confronti. Poi, quando facciamo analogie, cosa facciamo? Possiamo aggiungere tutto quanto questo circolo detto dell'interattività e tutto questo non è lineare, non è un A più B più C. Come dicevo prima, noi dobbiamo um, trasformare tutte queste idee in pensieri e anche in sensazioni che qualcun altro sta uh, provando. La chiameremo empatia, mi direte? Insomma, no, perché eh, ci potrebbe essere l'empatia quella cognitiva, quindi sapere come è fatto quel processo che riguarda di pensieri, in altre parole, ma c'è anche l'empatia affettiva e questa che ci porta veramente ad avere una sorta di comprensione e anche compassione quando serve per gli altri. Ora, le nostre società sono tutte delle piattaforme morali, dei laboratori morali, come diceva Hackmuller eh, eh, tre anni fa. E, mh, Dunque, uh, Julian of Norwich, che vedete appunto ritratta qui, um, viveva di compassione, di uh, rispetto per gli altri. Questa compassione ci protegge, migliora le nostre sensibilità, ci regala la vita e ci cura. Ed è esattamente ciò che vogliamo: leggere, leggere per essere in grado poi di fare mille altre cose. Devo dire, in effetti, che l'ultima cosa che dobbiamo trascurare è l'importanza della finzione. Potrebbe essere appunto una storia, un romanzo. Di nuovo, quello è un pezzettino di coscienza degli altri. Allora. Um... Spero di essere anche come dire, politicamente corretta adesso, nel senso che vi sto parlando da un punto di vista scientifico, giusto? Però pensate ai nostri bambini, pensate ai giovani, pensate a voi, pensate se noi non um, andassimo all'interno appunto di questo percorso fatto di miglioramento della coscienza, e della consapevolezza e se ci restringessimo sempre di più, se pensassimo sempre meno quando cerchiamo di capire gli altri. Ok, è veramente molto difficile questo concetto. Quanto mi piacerebbe eh, potermi parlare in italiano. Penultimo intende. Penultimo, certo. Prima dell'ultimo. Allora, mh, cosa molto importante, peraltro un aspetto molto molto trascurato che ha luogo adesso nella cultura digitale è l'analisi critica cos'è questa analisi critica? È quella che connette la vostra analogia, ciò che avete appunto letto, e la collega a ciò che sapete. Questa diventa la base appunto del pensiero che appunto è basato sull'inferenza. L'inferenza, la deduzione è dura, eh? bisogna veramente, veramente pensare cosa c'è sotto quella parola, sotto quella frase, sotto quel predicato nominale o verbale. Ancora una volta, vedete, non è come dicevo prima, la decodifica della superficie. La lingua va sotto, va in profondità per farci veramente capire qual è il senso vero e significato di quella parola e credetemi è anche il nostro strumento migliore per andare a discernere a scoprire eh, i valori quelli veri lo dico sempre sono mai mesi che ripeto questo questo mantra e questo per me è una come dire l'aspetto veramente più preoccupante per quanto riguarda questa ricerca e cioè che questo processo appunto di distinzione, di discernimento purtroppo manca, se ne sta andando, l'analisi critica purtroppo, purtroppo è sottolineata adesso da persone che vanno appunto a prendere il classico eh, come dire, cassetto pieno di informazioni ben note, ben conosciute, questo non ti mette davanti a una sfida, ti conferma, certo. Si chiama il bias della conferma. Ok, quindi ciò che io ho pensato prima viene confermato e riconfermato un milione di volte, invece di aprirti a un confronto, cioè a una prospettiva. Guardate, leggete appunto qui. Voi invece, molto spesso, non siete in grado veramente di differenziare, di discriminare la verità e/o le informazioni di una parte, le informazioni dall'altra. Torniamo su questo punto fra qualche minuto. Guardate, il punto comunque ultimo, eh, fondamentale della letteratura, è che quando appunto riusciamo a diventare, come dire, riflessivi e contemplativi, questo ci permette di capire i nostri pensieri. Ed ecco quindi che noi, come dire, diamo il benvenuto, apriamo la nostra porta appunto alla conoscenza e poi anche all'amore, anche al rispetto. E appunto Dan, come vedete qui, chiama questa sorta di... Eh, um, sovrapposizione la chiama una congiunzione quindi è così quando riusciamo a congiungere questi elementi che pensiamo nel modo migliore e faccio riferimento a voi insomma se siete qui siete interessati no, all'innovazione all dentro di noi cioè, sono veramente questi pensieri questi approfondimenti sempre nuovi sempre più freschi ancora una volta per arrivare qui però ci vuole del tempo ed è questo il punto veramente fondamentale il tempo noi in effetti, come dire, non possiamo utilizzare il processo di lettura profonda senza prima andare a darci del tempo, il tempo che serve per avere tutta l'attenzione, per dare attenzione, ok? Quindi diamo attenzione a questo tempo, rispettiamo questo tempo o no? I media, beh, per questo hanno un ruolo fondamentale. Ora, il deep reading, quindi come si fa a leggere in profondità? Ci vogliono anni, perché è come se il cervello stesse processando, elaborando tutto un sistema nuovo, insomma, una box piena di nuove riflessioni e di nuovi pensieri. Dopodiché noi adesso ci mettiamo dei millisecondi. Voi non vi rendete neanche conto, non vi autopercepite nei momenti in cui elaborate la lettura profonda. Non ve ne rendete neanche conto, ma siete invece in grado di sapere quando veramente siete attenti, concentrati, morale immersi o no. Questo mi porta veramente al cuore della mia presentazione, ovvero... Un fatto, il fatto che noi conosciamo molto bene, sappiamo che i circuiti appunto della lettura eh, riflettono come dire, il famoso medium. Uh, qui vedete Patricia Greenfield, ogni singolo mezzo, ogni elemento ha dei costi, delle opportunità, ma anche dei punti deboli, delle debolezze. Però nel nostro lavoro, quello di Patricia, ma anche il mio, il cuore è veramente l'elaborazione profonda, il deep processing. Dunque, tutti quanti voi avete adesso in testa chissà quante informazioni, come dire, relativamente a quello che fa un lettore digitale, cioè quasi tutti noi oggi. Io ho passato, non so, forse in questi ultimi anni, 10 ore al giorno come voi davanti a uno schermo. Quindi non è che sto qui a parlare semplicemente come persona che legge esclusivamente dei libri, però a dire la verità, insomma, io in effetti ehm, ogni singolo giorno ci metto appunto il momento, anche abbastanza lungo di lettura, no? La realtà però è la seguente, vedete, lo schermo certo ci dà delle opportunità e queste opportunità, bisogna dire la verità, sono straordinarie. Noi possiamo elaborare quantità enormi oggi di informazioni. Noi riusciamo anche a generare, a produrre quantità enormi di informazioni. Noi possiamo veramente fare qualcosa di, uh, con un'efficienza incredibile, addirittura inimmaginabile, già ancora dieci anni fa. Siamo tutti diventati multitasking. È un po' come questo edificio, francamente. Cioè abbiamo mille, mille forme interattive di comunicazione, con nuove tipologie di creatività. E, guardate, devo guardare il nome di questa persona. Esatto, Rafika Nadol spero che siate andati su a vedere la, la, la mostra ci dovete andare signori è qualcosa di meraviglioso è uno sguardo incredibile sull'innovazione sull'intelligenza artificiale e su come questi elementi non solo ci possono aiutare dal punto di vista medico, della salute eh, dal punto di vista della formazione ma dal punto di vista culturale andate a vedere veramente la mostra di eh, Anna um, dunque dovete saperlo veramente questo um, sono coinvolta, come dire sia nel lato opportunità ma anche nel lato debolezze questo è un esempio che arrivo dall'Etiopia qui siamo ad Elencita è un villaggio in cui ho lavorato e uh, anche diversi colleghi uh, il gruppo si chiama Curious Learning vedete sotto tutti questi bambini hanno davanti adesso un tablet digitale ed è l'unica fonte di luce che hanno nel loro villaggio ok non c'è la luce non ci sono servizi igienici non c'è l'acqua purtroppo, però, però, avevano appunto iniziato questa storia di alfabetizzazione. Ok, non lanciatemi delle pietre adesso, però, è per il resto della mia presentazione, perché questa non è una discussione facile, veramente. E sapete perché? Perché la tecnologia dà un contributo in mille, mille modi, ivi compresa anche nel mio, eh, nella mia parte di studio e lavoro sulla dislessia. Parliamo adesso di informazioni su sfide e difficoltà che sono davanti a noi. Siete voi che dovete raccogliere queste sfide perché siete voi le persone che creeranno questi cambiamenti. Vedete, parte del mio obiettivo è giustamente condividere con voi tutte queste informazioni in modo tale che voi stessi potrete ricostruire il sistema. Allora, sfida numero uno. Allora, dalla nascita fino all'età di 5 anni. Allora, io ho lavorato con tanti specialisti che vogliono aiutare i genitori, non tanto. Eh, Dicendo loro che lo schermo sostituisce la babysitter, soprattutto tra 0 e 2 anni, da 2 e 5 anni c'è un utilizzo consigliato graduale ovviamente, non prima, prima di 2 anni, ma in modo particolare dopo il COVID i genitori sono stati obbligati, non hanno avuto scelta ok, purtroppo nel utilizzo eccessivo, però con delle ripercussioni, dal punto di vista del cervello, un piccolo trial, allora non c'è il sistema inibitorio del lobo frontale e quindi c'è una distrazione costante e, e, e continua, e quindi purtroppo questi bambini sono stati sovrastimolati, quindi, la loro appunto, attrazione è temporanea, velocissima, un po' di qua e un po' di là. La realtà però qual è? è? Che quando appunto si tolgono dal device, cosa dicono? Non lo so, magari succede la stessa cosa qui che succede no, negli Stati Uniti. Cioè cosa vi dicono questi bambini? Cosa vi dicono questi, questi ragazzi? Cosa vi dice il bambino automaticamente appena gli togliete di mano il device e sono lì seduti? Mi annoio. Esatto. Beh, insomma almeno negli Stati Uniti e questo appunto è il problema che tutti questi bambini rispondono in questo modo mi annoio, ok c'è una nuova forma appunto di eh, noia allora, eh, dunque, attenzione però perché qualcuno ci diceva che la noia potrebbe essere anche una sorta di eh, trampolino di lancio per la creatività i nostri bambini sono tutti così, iperstimolati, quindi distraibili molto facilmente qual è il problema quindi? è che appunto non vedono la noia, la tranquillità, il silenzio come opportunità di creare, di costruire, di fare qualcosa di nuovo ora dal mio invece di punto di vista, qual è allora l'esperienza lineare, lo sviluppo appunto dell'alfabetizzazione precoce? Che vediamo tra 0 e 5 anni? Beh, vediamo che i bambini a cui i genitori, oppure il babysitter, eccetera, leggono. Ora, se loro sentono appunto la storia letta dai genitori, nei confronti appunto dell'ascoltare un audio, nei confronti del vedere la stessa, esattamente la stessa storia su uno schermo, ebbene guardate la reazione cerebrale la reazione diversa, guardate ancora una volta come dicevo prima le aree che riguardano appunto il linguaggio ricettivo e espressivo sono appunto attivate molto di più quando c'è il genitore che legge, che quindi è meglio dell'audio semplice ed è ancora a sua volta meglio dello schermo eh, che poi ci offre più eh, immagini che non parole, avete già capito perché immaginate, io vi compresa peraltro mh, anche il rischio di una certa forma di passività invece che di immaginazione attiva, una vera la propria mancanza di rapporti, di relazioni con la stampa, ma anche con la persona che elabora, che processa, che sa ciò che succede, ma anche ciò che non succede, appunto, nelle aree ricettive del cervello. Quindi, noi abbiamo appunto utilizzato varie tecniche di diagnostica per immagini, in questo caso eh, il neuroimaging, eh, studiando tanti adolescenti, guardando i bambini e i ragazzi che leggono su carta stampata e coloro che invece leggono sullo schermo ci sono sempre più dati che ci dicono che appunto questi schermi sono una, una, una problematica. Attenzione, la storia non è finita, siamo in questo momento che io chiamo un momento cerniera, no? insomma col fatto poi del Covid, figuriamoci ancora di più. Però insomma anche nei punteggi PISA eh, per gli adolescenti questo lo si vede. E di nuovo appunto queste immagini del cervello degli adolescenti che come dire leggono la fiction nei libri e non appunto eh, sugli schermi, c'è qualcosa di diverso, c'è proprio differenza nella densità delle connessioni nel cervello, proprio nel circuito di lettura, che sono molto molto migliori per coloro che leggono libri e che non sono tutto il tempo davanti a uno schermo. Devo quindi dire che, di nuovo, è l'attenzione che sta cambiando moltissimo nei nostri ragazzi, nei nostri bambini e questo francamente è preoccupante. Non abbiamo ancora terminato di raccogliere questi dati, ma sono dati preoccupanti perché ehm, a loro serve questo tipo di stimolo. Ora, il discorso poi del gaming, dei giochi, beh, quello è un altro aspetto ancora oggi, non, non, non ne parlo, però magari qualcuno potrebbe avere anche delle domande. La mia enfasi oggi è appunto sulla lettura, questa sera. Allora, il tentativo più grande, il campione più grande, chiamiamolo mai studiato, è una vera e propria meta-analisi, quindi una raccolta di dati analitici del gruppo di Adelgado e di Salmeron con Baron e Reinhardt a Barcellona. Hanno fatto molti studi e hanno confrontato il semplice a leggere sullo schermo rispetto appunto a leggere su carta stampata, solo su questo. Eh, pensate, 171.000 partecipanti sono appunto ragazzi o giovani adulti. Sono eh, state fatte domande molto semplici, esattamente alla comprensione della storia che hanno letto e poi magari anche alla sequenza insomma, della, ehm, della storia. Allora, dato di fatto numero uno, chi ha letto su carta stampata è stato molto migliore per quanto riguarda la risposta alle domande sulla comprensione. Secondo dato di fatto, sorpresa peraltro per me, hanno fatto una subanalisi del, come dire, mh, coloro che, come dire, stavano quasi per, um, come dire, laurearsi, insomma. Secondo voi i digital native erano migliori um, anche con i punteggi leggendo sullo schermo? Ok, Chi invece è risultato migliore a livello di, letto, di, di lettura? Ok, vedo che in molti non avete alzato la mano perché, giustamente, è una bella domanda. Vi spiego: la realtà è che sono state addirittura queste persone addirittura migliori rispetto agli studi realizzati qualche anno prima. Morale: un'analisi qualitativa è stata proprio realizzata per questo, cioè per capire cosa stava succedendo molti di voi appunto magari qualcuno c'è anche stato in quello studio eh, non lo so perché è stato fatto appunto in Europa con tutti questi partecipanti quindi è anche probabile e quindi e giustamente tutti hanno detto sì sì ma siamo molto migliori noi digital native nativi digitali a leggere sullo schermo e perché perché siamo stati più veloci ci hanno risposto ed è questo signori il problema la velocità la velocità, come dire, è stata confusa, assolutamente confusa con la comprensione, la conoscenza, l'approfondimento. Noi, meglio ancora voi, siete voi che dovete aiutarci a capire come appunto cambiare queste abitudini mentali, quali sono le abitudini mentali che permetteranno ai ragazzi di godersi questi processi di, letteratura, eh, profonda, di lettura profonda su ogni singolo eh, media. Io posso darvi mille numeri e mille dati, ma siete veramente voi che dovete capirlo. E questi dati appunto ci stanno facendo veramente capire tutto questo. Io faccio ricerca, mi sembra che tutto sia molto chiaro, magari molti di voi... Non so, potete leggere, come dire, um, qualche linea di qualche testo, magari leggete all'inizio e poi le il cervello vi porta giù in fondo, leggete l'ultima riga. Allora, è chiaro che potete leggere in questo modo, che io chiamo a Z, ci siete, cioè leggete la prima riga e poi giù una linea orizzontale e poi leggete l'ultima riga. Ed è per questo che gli studenti appunto non capiscono la sequenza, perché fanno la Z, prima riga e poi giù di traverso e poi ultima riga, no? il leggere a Z la pagina. Quindi, fanno così quando leggono la pagina, leggono l'abstract e poi leggono appena, appena un po' di metodologia. Finito, ok? E questo... è il... Vedete il problema, quindi in qualità di, 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 di autrice. E poi insomma, ah, qui penso sempre a Italo Calvino quando... Faccio questo ragionamento. Calvino, sapete cosa ci ha scritto, cosa ci diceva? Beh, tutto quanti il lavoro che bisogna appunto fare per trovare l'articolazione perfetta, la parola che si sposa al meglio con quel pensiero, quello è un atto di amore, è un atto di disciplina, è un atto di creatività. Ma tutto questo appunto fa parte appunto del nostro voler essere maestri della nostra lingua. Posso parlarvi, che ne so, di Flaubert, ma chissà di quanti altri narratori. Loro sapevano, sapevano che la lingua è quello che veramente ci spinge a pensare, a riflettere in profondità, a processare in profondità. Pensate, e adesso stiamo veramente saltando questo processo. Diamo tante informazioni, ce ne sono tantissime, siamo bombardati di informazioni. E quindi appunto scremare deve essere il nostro nuovo mantra. Perché scremare? Fa bene perché fa bene alla vostra abilità, fa bene alla vostra concentrazione, fa bene alla vostra memoria, che certo sta cambiando. Ma cosa fa quindi questo, questa scrematura? Pensate anche alla qualità e della vostra attenzione. Guardate, io sono diventata una persona che non avrei mai immaginato di diventare, cioè devo veramente capire quali sono le implicazioni di tutto ciò per una società politica. E attenzione, non è qualcosa che avevo messo in conto eh. quando ero lì, che mi stavo laureando, pensavo a tutto tranne questo. Stavo lavorando già sul cervello leggente, sul cervello che legge, su tanti altri fenomeni, come il mio ultimo presidente che ha creato appunto delle policy con dei tweet. Signori, pensate la complessità, tutta la complessità che è andata persa, perduta perché? Perché si aveva la velocità e una manciata di caratteri dei tweet. Beh, vedete, tutto questo ci, perde a, ci porta a perdere, a perdere la necessità, il bisogno empatico di capire gli altri e la necessità di capire i punti di vista diversi dai miei, le famose alternative. Vedete, in ultima analisi. La mia sfera personale e sono veramente orgoglioso, appunto, di voi, dell'Italia, in, in tante scelte, in tante persone che qui ho incontrato e che vi rappresentano. Io sono veramente preoccupato invece di quei luoghi in cui la gente utilizza semplicemente i social media. Come dei silos di familiarità senza pensare alla verità e diventano molto suscettibili, in modo particolare negli ultimi anni negli Stati Uniti. Ecco sparare dappertutto delle falsità e delle speranze false, i cosiddetti fatti alternativi. Così si dice, dati di fatto alternative. È uno simbolo, assolutamente giusto? Ebbene, c'è grande suscettibilità appunto alla disinformazione. E appunto, arriva appunto dal Vaticano, i miei colleghi appunto lì fanno riferimento alla società della post-verità, che è la nostra di oggi, e alla società della disinformazione. Ora, anche con le parole di Marcelo Sanchez... Allora, è un elemento di male questo per noi a razza umana, ovvero credere che noi possiamo semplicemente avere un atteggiamento relativista nei confronti dell'arte di fatto, delle evidenze e della verità. Questa è l'antiscienza, questa è l'antiumanità. Beh, devo dire, vedete che noi dobbiamo fare qualcosa allora, sì, dobbiamo fare qualcosa perché le persone che hanno sfruttato beh, tutti questi sistemi eh, con grande successo sono delle persone che vivono e che fanno demagogia ed è per questo quindi che io ho scelto Umberto Eco e anche il Cardinal Carlo Maria Martini, um, vi lasciano delle affermazioni importanti da loro appunto sulla democrazia. Quello che è la democrazia è un gioco, è molto delicato. Questo gioco ci fornisce una dialettica di opinioni e anche di idee, sperando che, cosa? Sperando che questo scambio appunto, di eh, opinioni possa appunto, espandere la coscienza morale collettiva, che poi è la base appunto, della convivenza ordinata. Vedete, per, scusate, per la società ma anche per noi, per noi come civiltà, per noi come uomini e donne, queste sono le mie ultime diapo, peraltro, che vedete mi riportano alle persone che veramente ci guidano da millenni. Non potevo non citare e farvi vedere anche Aristotele. Domanda, ma cos'è una buona società? Cosa, cosa rende buona una società? E ci dice che abbiamo tre vite, la vita dell'attività e della produttività. C'è qualcosa di più attivo, e di più produttivo della nostra società oggi? Quindi questo primo pilastro ce l'abbiamo, ok? Veramente in carne ed ossa. Poi eh, il godimento, il piacere. Potremmo dire che la nostra cultura, beh, insomma, ha ingrandito, espanso no, tutto quanto questo concetto del leisure, del passatempo, dell'intrattenimento dell'antica Grecia. E poi appunto qualcosa che rappresenta l'importanza incredibile del godimento della nostra cultura. C'è però una terza vita, diceva, è la vita fatta di contemplazioni, diceva Aristotele, che è assolutamente necessaria per vivere una bella e buona vita. allora io vi mi, eh, suggerisco appunto di eh, eh, ricordare che il lettore ha tre vite: prima vita non ci piove, noi siamo eh, colpiti, eh, inondati di attività e di produttività. Sicuramente anche il godimento, il piacere, i modi che possiamo utilizzare tutti i dispositivi che abbiamo per la nostra vita. Ad esempio, digitale questo ci diverte. C'è anche il lato dark che è negativo di questo, ma non parliamone. E poi tutto questo allora soddisfa la terza vita, le condizioni della terza vita, e cioè riusciamo veramente a non perdere questa importante funzione contemplativa? Qual è quindi questa cosiddetta terza vita del buon lettore? Faccio riferimento direttamente adesso alla lettura. Noi dobbiamo riconcettualizzare la lettura in questo momento. Fatelo anche voi, tra di voi. Uh, guardate, anche io come voi, eh, sono 8, 9, 10 ore davanti a uno schermo, ok? Sicuramente, come molti di voi, purtroppo. O comunque, però, vedete, leggere su libri, leggere il testo e ancora una volta fatela appunto con un certo proposito, con un certo obiettivo, anche insomma sullo schermo, è un atto di resistenza nei confronti di questi attacchi di cui vi ho appena parlato. E pensate appunto a questa resistenza, pensate anche al nostro cosiddetto paesaggio appunto di attenzione parziale e pensate appunto a questa distrazione continua. Perché vedete, questo tipo di lettura ci rimette al centro di tutto, ci dà la possibilità di ricordare, vedete. E ci ricordiamo ogni singolo giorno chi siamo, dove siamo, quando siamo, in questo momento così prezioso del nostro tempo. Un momento in cui riusciamo a sopravvivere appunto a ciò che ha tentato di uccidere decidi tutti fino a poco tempo fa per cui dobbiamo veramente pensare a tutto ciò che può fare veramente la lettura per noi e soprattutto per la prossima generazione Um, citazione qui di Martha Nussbaum. Allora, la Nussbaum ci dice qualcosa che in effetti è un po' duro da digerire per qualcuno di voi, ma secondo me è assolutamente necessario. Sarebbe catastrofico diventare una nazione di persone tecnicamente competenti che però si sono perse la capacità del pensiero critico di mettersi davanti allo specchio, di esaminarsi e di rispettare l'umanità e la diversità degli altri. Attenzione, questo non è antidigitale, eh? la, 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 la Nussbaum non ci parla di cultura antidigitale, questo stesso edificio, questa, questa impresa, questo sogno di Maria Grazia Mattei riguarda esattamente la diversità culturale, riguarda giustamente il nuovo, l'innovazione, questo non è anti ciò che dicevo prima, ma ci suggerisce, ci fa capire che noi dobbiamo veramente prenderci cura di tutto ciò che ho detto prima. Guardate, io eh, ho apprezzato moltissimo appunto questo messaggio, pensate addirittura riportato sul New York Times appunto di Papa Francesco. Mi ha sorpreso moltissimo insomma leggere queste parole che rileggo. Laddove ci trova il pericolo, là cresce anche appunto il potere della salvezza. E, è una cosa incredibile questa, appunto, periodo di Holderness, giusto? È il genio della storia di noi esseri umani c'è sempre, sempre, sempre un modo per evitare la distruzione. Laddove eh, l'essere umano, la specie umana deve agire, ebbene, è precisamente qui, in questo, proprio nella minaccia stessa. È lì che si apre la porta. Vi invito, vi suggerisco: noi non dobbiamo assolutamente, non dobbiamo fare un passo indietro, ci mancherebbe, ma non dobbiamo neanche andare poi troppo avanti senza sapere tutto ciò che sta andando perso guardate il libro che appunto è tradotto appunto da vita e pensiero quello che io ho redatto recentemente insomma tra 3 e 2 anni fa, è lì che io propongo una nuova modalità di pensiero come facciamo noi a creare veramente questo cervello che legge in profondità, eh, cercando appunto il mezzo migliore insomma per noi, per i giovani che è appunto la carta stampata e questo lo dico urlando, per i primi 10-12 anni noi sviluppiamo la lettura profonda, contemporaneamente Contemporaneamente, parallelamente, come appunto Vygotsky, perché l'ha studiata e se lo ricorda, noi abbiamo formazioni parallele di codifica e di programmazione. Guardate, tutti quanti i miei colleghi vi potrebbero parlare come dei processi cognitivo-linguistici sviluppati all'interno di questo quadro dimensionale. Attenzione, questa non è un'opposizione, è una crescita parallela, ok? E poi si fa del proprio meglio, no? Nei primi anni e questo spetta anche agli insegnanti. I insegnanti che devono sapere come insegnare la lettura profonda e anche il trasferimento dei concetti con i media che abbiamo oggi, no, 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 anche con i media che avremo e che avranno queste ragazze nel futuro termino ancora due slide con delle citazioni. Ora guardate, questa è una citazione che arriva da un romanziere che adoro, uh, Marilyn Robinson. Guardate, la Robinson ci dice che um, le prove più forti mai fatte da noi, dalla saggezza degli esseri umani, e, um, potrebbero veramente... Um, essere date a questa generazione oppure passate anche alla prossima quali sono queste lezioni qual è questa saggezza la lezione di oggi la saggezza si dice che non è solamente ciò che leggiamo è come leggiamo è come leggiamo che avrà un impatto sul nostro futuro quindi termino dicendovi quanto se questo è un momento di grande opportunità, di cambiamento veramente per tutti noi. La conoscenza però deve essere l'elemento leader, l'elemento driver che ci porta avanti sempre e sempre di più per farci capire sempre meglio come l'innovazione può veramente mantenerci in condizioni migliori e anche darci la possibilità di crescere, di espandere. Quindi cerchiamo di crearlo questo cervello appunto biliterato che è in grado anche di sapere cosa saltare, cosa scremare. Ma anche come leggere in profondità in diversi media. Come facciamo quindi a creare un apprendimento digitale? Facciamolo, certo, ma cerchiamo di reingegnerizzare tutti i nostri punti di debolezza eh, attuali, e invece possa questo nuovo sistema lavorare sull'empatia, sul pensiero critico e sulla riflessione. Prepariamoci quindi con l'empatia all'analisi critica e anche alla funzione contemplativa dell'essere umano. Mille grazie. Beh, io direi che di spunti ne ha dati tanti, adesso questo è il momento uh, di scambio di idee tra Marianne e. E voi e anche con tutte le persone sono tantissime collegate in rete. Anzi, io partirei proprio dagli amici collegati per sapere se io le vedo scorrere qua alcune domande. Ma se Costanza o Alessia, qualcuno ci pone una domanda eh, per approfondire i pensieri eh, e le suggestioni che Marianna ci ha dato questa sera. Sì, io devo dire che il Meet è perfettamente in linea con il pensiero di Marianne, che è quello di incrementare la, la conoscenza, spingere alla riflessione. E vabbè, lo dire, diremo dopo un po' qualcosa di più noi. Prego. Dalla rete si rivolgono a Marianne e le dicono, lei sostiene che non siamo nati per leggere e che il cervello umano è adattato a questa particolare modalità di scoperta e conoscenza del mondo. Allora, quali sono gli ostacoli che devono essere rimossi tra la mente e il mondo per creare una connessione più diretta? Allora, è bella, complessa, difficile, ma accetto e rispondo, ok? Um. Allora, c'è una cosa veramente incredibile della progettazione del cervello. Sapete cosa c'è? Ci sono dei principi, dei principi che... Ci sono dei principi detti di riciclaggio. Avete capito bene? Quindi, cosa facciamo letteralmente? Noi prendiamo delle aree del nostro cervello che utilizziamo per riconoscere, che ne so, i binari, come dicevo prima, e poi ricicliamo questa immagine e la utilizziamo per riconoscere delle lettere. Quindi. Allora, se volete, eh, rimuoviamo degli ostacoli, degli impedimenti, è ciò che faccio io, e questa è parte del mio lavoro, rimuovere impedimenti alla lettura nei confronti dei bambini che appunto leggono diversamente, come appunto eh, tante diverse patologie dell'apprendimento e ad esempio la dislessia. Cosa faccio con i dislessici? E cercare di capire qual è la parte di quel circuito che in effetti beh, no, è manchevole, cioè uno si collega in tempo, al tempo giusto, oppure addirittura è stata impoverita per mille motivi e, e in un qualche modo. Allora, ad esempio ne, ne parlavo appunto con Maria Grazia. Um, Parte della nostra nuova ricerca consiste nell'utilizzare nell dei digitali, quindi persone quindi, che sono sempre davanti allo schermo, e tramite dei giochi rispondono a piccole domande. Così riusciamo a capire appunto dove nei loro circuiti c'è un ostacolo, un impedimento. È forse nella capacità linguistica mai abilitata a casa, oppure è l'incapacità di elaborare eh, dei piccolissimi suoni, quelli più piccoli della nostra lingua sono i famosi fonemi, no? come dicevo prima oppure in pochissimi pochissimi bambini loro in effetti non utilizzano il sistema visivo nel modo migliore è un mix di elementi come sempre una delle cose che facciamo è cercare di capire in questo momento quando i bambini hanno 5 anni e a buona parentesi mi piace molto la domanda sapete perché io credo che se facciamo bene due cose noi secondo me riusciremo a correggere tantissimi di questi, non posso dire errori, ma dolore, sofferenza al mondo nei bambini che pensano appunto che non ci sia nulla da fare per loro perché non leggono. No, no, no. Noi non abbiamo imparato cosa c'è che non va in loro e quindi cosa poter insegnare loro. E per questo ho menzionato appunto un um, programma, um, quello che appunto portiamo avanti alla cattolica, perché appunto in cattolica diciamo perfetto, ora se questo è il problema allora sottolineiamo quell'altro elemento. Quindi le due veramente cose che vorrei vedere tutti fare da 0 a 5 anni come classe d'età, qualsiasi, veramente qualsiasi classe, qualsiasi ospedale dappertutto, insomma, cerchiamo di rispondere alla conoscenza dei genitori. E il genitore dice ma insomma se non, se non capisce... Come faccio? Se non mi capisce non racconto le storie. No, no, no. Tutti devono appunto leggere e parlare, leggere e parlare. Punto numero uno. Poi a cinque anni vengo lì e rispondo alla tua domanda. Voglio vedere dove sono questi ostacoli, dove sono questi impedimenti, quali sono quegli impedimenti. E quindi vado veramente ad insegnare per andare a rimuovere al meglio quegli impedimenti, a rimuovere quegli ostacoli. Immaginate appunto un bambino che magari, come dire, non, non, non funziona e la gente pensa non funzionerà mai più. No, pensano che non ci sia più nulla da fare, pensano che non arriverà mai più a un potenziale più elevato? No, è sbagliato, ehm, sto, sto un po' uscendo ecco, insomma, dalla, dalla domanda, mi sto allontanando, però vedete... Il fatto è che il 10% di tutto quanto il mondo, appunto, prima che cominciasse l'alfabetizzazione, aveva appunto questa organizzazione cerebrale diversa. Un terzo degli imprenditori, anzi, di quelli più ricchi, di più successo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sono dislessici. Un terzo, signori. Beh, è semplicemente una organizzazione cerebrale che è diversa. Mi faccio sempre questa domanda. Guardate, non è che bisogna essere come Einstein o avere il cervello con chissà quante convoluzioni nel lobo temporale, quante grande o quante piccolo, no, 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 no. Il fatto è come dire che gli Einstein ci sono anche nelle prigioni, perché magari succede che quando siete in quarto elementare quei bambini vengono persi perché il sistema li abbandona. Io invece voglio essere certi, sicuro che i nostri ragazzi in terza, quarta elementare non vengano lasciati indietro bisogna fare veramente del meglio per rimuovere questi impedimenti, grazie per, questi, per questa domanda vai Antonietta, Mira un'altra delle nostre scienziate Marianne come here. Can, you, can you say a few words about giusto un breve commento per quanto riguarda il contare Ok, quindi uh rispetto appunto all'alfabetizzazione, quindi numeri e non lettere dunque, secondo me lei sa già che gli elementi cognitivi insomma le parla appunto da neuroscienziata cognitiva eh, fanno proprio questo sforzo, quindi vanno effettivamente a studiare eh, quelli che sono appunto le nuove reti, quindi la, la, la creazione appunto di nuove reti allora, è, è insomma, sono tantissime cose interessanti eh, stavo per dire è interessante forse, ma invece è interessante di sicuro, comunque i nostri cugini, eh, i primati, hanno francamente sì, un, un po' di uh, abilità, insomma, di, di, di uh, conteggio numerario. Se io faccio vedere tre banane e quattro banane, ok, loro vanno verso il gruppo delle quattro banane, ok? Vanno a prendere quattro di banane e non tre. Per cui, insomma, c'è lì una sorta di alfabetizzazione numeraria di base. Beh, chiaramente non come la nostra. E, um, Idem per quanto riguarda il saper disegnare. Ad esempio 70.000 anni fa sicuramente, sicuramente avevamo dei segnali, meglio ancora dei segni, che magari potevano essere dei simboli o per una quantità, quindi numeri, o forse dei concetti. Non siamo ancora riusciti a capire che differenza c'è e se c'è. Però si dice, vedete, che le prime lettere erano numeri. Eh? Perché beh, sì, erano utilizzati in questo modo, no? in modo molto funzionale. E ad esempio, cioè, non so, un, un simbolo che ne so, per eh, le pecore oppure magari per eh, altri animali. No? Per cui, ancora una volta, um, l'alfabetizzazione numerica sì, è arrivata prima di quella come dire, letteraria, ma passo veramente, faccio veramente riferimento ai nostri precursori. E devo anche dire che. Eh, devo dire che adesso utilizziamo processi simili, dipende appunto dal tipo di mappa, non nel senso l'algebra, non è geometria e viceversa, ma utilizziamo ancora alcuni di questi stessi processi. E sappiamo anche che un certo gruppo di bambini dislessici, questi bambini appunto hanno anche la discalculia, non solamente la dislessia, appunto per impedimenti nel processo appunto che riguarda il computo. perché stiamo registrando e devo dire che queste domande e le risposte sono veramente importanti. Eh, grazie intanto per la bella esposizione interessantissima, ma volevo chiedere se è stata studiata il caso di dislessia nei bambini con una... Connessa a una mancanza di lettura parentale nell'età dagli 0 ai 5 anni. Cioè, se è possibile proprio andare a rilevare una, un, insomma, ne, 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 la, la, la dislessia più, eh, diciamo, frequente nei bambini, se è possibile fare questo tipo di studio. <ride> se c'è una connessione. Guardi, questa è una domanda veramente meravigliosa, mille grazie. Guardi, eh, le rispondo in due modi. Allora, parte numero uno: la dislessia è un'organizzazione cerebrale che noi vediamo già dall'infanzia eh, prima ancora che i genitori comincino a leggere qualcosa. Quindi il lavoro fatto da Nadine Gab e anche da diversi ospedali di Boston, ma anche a Harvard, ci fanno vedere che alcune aree di questi circuiti, che poi saranno i circuiti della lettoratura, sono semplicemente diversi. Nelle famiglie in cui appunto c'è dislessia, per cui c'è già molto che c'è, che, che arriva prima ancora della lettura morale è già diverso. Però seconda risposta alla sua interessante domanda. Allora, um, il laboratorio in cui sono a Boston, non quello in California, um, lì abbiamo notato che i bambini che vengono da noi con la dislessia o un po' più avanti con l'età, ma a cui è stato letto molto, hanno un rapporto diverso nei confronti dei libri e vogliono imparare, vogliono che si continui a leggere loro. E quello che io chiamavo prima componente affettiva, che è super importante nell'apprendimento, no, questa componente è migliorata grazie a tutto questo, migliorare materiale di cui hanno sentito Parlare. Diciamo che ecco, non hanno la stessa negatività. Ottima domanda, veramente eh, inferenza meravigliosa la sua, grazie. Um, the of reading... Considerando l'importanza della lettura e anche quella profonda, da una parte, ma anche le difficoltà che hanno i giovani nel fare questo, come facciamo allora ad attirare questi giovani e come facciamo quindi a portarli nella lettura profonda? Guardi, è una domanda veramente, veramente importante e perdonami, vorrei che me lo dicessi tu. Vedete, io so che ad esempio i miei studenti, sto pensando a loro, no? Um, Uh, sicuramente leggono delle storie brevissime, anzi, non leggono certo Dostoevsky, non leggono George Eliot. e Leggono anche le graphic novel, eh, fondamentalmente, l'evoluzione del fumetto, e questo appunto un po' come la radio. Non so come dire, è un pochino come Hemingway, un pochino come George Eliot. Cioè, ci servono entrambi, ci siete? Per cui uh, per attirare, bellissima questa parola! Per attirare. Um, Penso, vede, che allora, bisogna fare attivare loro tutte le loro facoltà ed è esattamente ciò su cui lavoriamo qui in Cattolica. Dobbiamo dare degli esempi, noi dobbiamo dare degli esempi del nostro amore nei confronti della letteratura. Sapete cosa faccio a volte anche nelle mie presentazioni? Beh, ehm, letteralmente cerco appunto di eh, sottolineare dei passaggi da bellissimi libri e io veramente, ecco, ehm, vorrei che queste persone che vengono alle conferenze così eh, godano almeno di qualche riga, di qualche eh, estratto da questi libri. Però io non ho una risposta, ma ci sono persone come voi. Eh, io ho due figli. Eh, anzi, dico una cosa, per quanto riguarda i miei ragazzi, gli audiolibri sono stati di grande aiuto. Io ho un figlio dislessico, per cui, ehm, allora, io, no, sicuramente non ha mai, come dire, eh, io non glielo ho mai letti i libri che ho scritto io, però lui se li ha ascoltati, eh. Quindi la cosa migliore appunto è appunto, non, non, non peggiorare la nostra fonte di comprensione. Insomma, sono una bella fonte di informazioni anche gli audiolibri. Ma ripeto, siete veramente voi adesso con i nuovi studi, con le tecniche che dovete provare a rispondere a questa domanda. Dobbiamo appunto che lei trasmette e eh, 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 noi siamo veramente come dire, io personalmente. Ho tratto una serie di punti importanti delle cose che lei ha detto, perché quello che mi piace del pensiero di Marianne è anche questo fatto di non negare un, pro un processo che va verso un'innovazione, verso la digitalizzazione. Il tema è come riportare il pensiero critico al centro anche di questo processo di trasformazione e come non perdere una forza. Una, in una mutazione di cui non sappiamo dove, verso cosa stiamo andando, ma è importante non perdere questa, questa capacità di andare in profondità per continuare a elaborare. Io lo trovo straordinario perché. Il suo intervento già cinque anni fa mi aveva fatto capire che non c'è la, la questione sono contro o pro le tecnologie. Questa è la nostra realtà, ormai lo sappiamo tutti. Eh, e, e come affrontarla, come approfondire, come diventare consapevoli, eh, come appropriarsi e capire le regole, i meccanismi, è fondamentale se non vogliamo essere poi dei passivi utilizzatori solo di tecnologie con una... Eh, come dire, con una profondità, è una cosa che perdiamo strada facendo. E questa centralità della lettura eh, lo trovo straordinario come indicazione. Io spero veramente che nel pubblico che ci sta seguendo anche in rete, sono tanti perché il suo intervento si è diffuso, anche la notizia nelle scuole, eccetera, grazie anche all'aiuto di Fondazione Cariplo, ma eh, che, che, che si, si semini e si presti molta più attenzione uscendo dalla, dalla, mh, dalla trappola di pensare che questo processo, lei l'ha detto chiaramente, lo dobbiamo interrompere. Non si torna indietro, giusto? We, we don't come back. No, dobbiamo andare avanti e portare questa capacità di analisi e di critico dentro questa nuova realtà che diventa sempre più dom dominante, se vogliamo, nella nostra vita e soprattutto sul tema dei ragazzi, come educare i ragazzi alle palle di alfabetizzazione, quindi la lettura è centrale. Eh, scusate, non volevo fare però, ma ha colpito questo, sono contributi critici importanti. C'è una qualche vostra altra domanda di approfondimento? Maria Grazia, possiamo sua passione leggere un'altra eh? domanda dalla rete? Sì. Ci chiedono perché cambia la densità di connessioni elaborate quando si legge su carta e quando si sta davanti ad uno schermo? Um, There's several questions that I saw, and one was um will infinite scrolling have an effect on attention? Il fatto di fare scrolling all'infinito, questo ha un impatto sull'attenzione, penso che sia sotto c'era un anonimo, appunto eccolo qui appunto lo scrolling infinito, quindi eh, questo è sempre più utilizzato anche nella progettazione anche dei modelli, di conseguenza anche nelle abitudini rutinarie degli utenti e dei social media, quindi questo scroll infinito, assolutamente sì, è l'attenzione che sta cambiando, noi dobbiamo essere assolutamente consci, consapevoli di noi stessi e quindi... Diciamo che più che aver letto ho scritto, ho scritto veramente eh, tutte queste lettere no? nell'ultimo libro. E, mh, questo perché? Perché appunto la mia attenzione la vedevo cambiare drammaticamente e non lo sapevo mi sono messa veramente a concentrarmi per due settimane per tornare alla tipologia di lettura che secondo me era la mia, quella mia propria. Ma tutti quanti noi siamo colpiti da questo, ok? Quindi, ripeto, io sono una scienziata, sono anche una, una, um, insomma, un insegnante, giustamente, e mi sono detto, ma io devo tornare a ragionare a leggere come ragionavo e leggevo prima. Anche questo è veramente fondamentale, che tutto quello che cambia la nostra attenzione, e anche il fatto delle distrazioni, ancora una volta, non diamo il tempo, non diamo il tempo appunto per fare analisi critica basata su lettura profonda. Aspetti, che le diamo un microfono, voglio sentire. A very short question. What about... E la memoria? Uh -huh. memoria e lettura allora anche quella sta cambiando okay? tutti quanti gli studi sulla memoria ci dimostrano che adesso noi abbiamo degli archi tem temporali più corti quando si parla di memoria, quindi memoria più a breve um, potremmo anche fare la domanda qui no, agli ospiti, quindi l'utilizzo della nostra memoria, allora ricordatevi appunto gli antichi uh, greci avevano un rapporto straordinario con la memoria, con i ricordi mi non mi viene in mente adesso il nome del filosofo che ha studiato, come dire, la reazione delle persone al terremoto, no? Quindi l'utilizzo diverso della memoria e poi anche Socrate che si preoccupava e diceva la lettura potrebbe essere la ricetta dell'oblio, cioè del fatto che dimenticheremo. Ogni singolo medium sta cambiando la nostra memoria. Domanda, quanti di voi... Uh, ricordano adesso 10 poesie. 10 poesie? Ok, 5 poesie? Chissà 5 poesie. Ok, ne abbiamo alcune qui. Perfetto. Andiamo a 2 poesie. Chi ne sa 2? Chi non ricorda nessuna poesia? Eh, sono quelli che si vergognano e non alzano la mano. Allora, guarda, la, la, la domanda è proprio questa, il senso, no? Cioè c'è un rapporto, come dire, tra memoria e società che sta cambiando. Ci sono due forme. Questa forma, come dire, di memorizzazione, la classica, se vuoi, ma c'è anche un'altra forma, e cioè di memoria breve, di memoria a breve termine, che letteralmente sta cambiando. ci sono tantissimi studi eh, diversissimi che ce lo dimostrano e le persone quindi che fanno molto multitasking eh, questa è appunto un'altra ricerca eh, a riguardo quindi noi pensiamo appunto di fare tutte le multitasking ma facciamo solamente la superficie delle multitasking perché se veramente bisogna fare quel task bene molto spesso bisogna tornare indietro e andare giù in profondità e a rifare meglio il primo compito e c'è appunto un rapporto eh, tra memoria e multitasking assolutamente sì però vedi è effettivamente una bella domanda è eh? saggia interessante eh, ultima cosa che vorrei dire guardi è una domanda che mi colpisce molto sai perché è proprio per il lavoro che faccio con i bambini e io voglio che i nostri figli, infatti i nostri bambini, possano consolidare, cioè ricordare ciò che stanno imparando, ok? In modo tale appunto da non credere che devono solo schiacciare un tasto e ottenere una sorta di aiuto esterno, eh, sbuca una piattaforma esterna di conoscenze e non quella interna. Ricordatevi è tutto analogia nei confronti di ciò che noi sappiamo. Forse non sanno neanche quando schiacciare quel tasto per avere le informazioni. Sapete perché? Perché non si sono ricordati, cioè non hanno conoscenza consolidata. Ultimo punto politicamente parlando. Eh, le nostre scuole. Le nostre scuole non stanno dando abbastanza conoscenza di background. Non c'è abbastanza conoscenza. Noi sappiamo che la conoscenza dei nostri ragazzi è parte no? integrante di questo processo. Quindi... Um, beh Insomma, dipendiamo sempre dall'aggiunta. Ci mancherebbe bellissima di tante nuove tecnologie, però io sono un po' preoccupata nel senso che ci sarà una sovradipendenza da fonti esterne, ed ecco quindi che l'interno non si svilupperà come dovrebbe. Quindi, ho risposto in mille modi a un'unica domanda. Grazie per averla posta. Potremmo andare avanti ma rompiamo le righe come si suol dire, eh, torniamo a leggere partendo dai libri di Marianne che sono qua a disposizione se volete. Ma lo dico molto volentieri perché il primo libro pubblicato tra l'altro da Vita e Pensiero è, è bellissimo, è straordinario. Eh, facciamo tesoro. Io inviterei eh, anche gli amici di Fondazione Cariplo, eccetera. Vorrei in qualche modo tra la prima, il primo incontro e il secondo distillare una serie di punti fondamentali che vorremmo provare. Alessandro, lo dico anche a te che hai coordinato questo progetto. Eh, ci piacerebbe che i principi il distillato di queste serate potesse continuare a diffondersi è chiaro che metteremo online tutto quanto ma per una lettura un po' più approfondita vedremo anche noi come MIT di, di lavorare un po' più anche in profondità e, yeah. e di continuare a, a, a alimentare questo pensiero che è quello della crescita e della consapevolezza e prego Chiosa finale, allora va bene, firmo i libri, però li utilizzo come opportunità. Ok, eh, non è che dovete come dire, comprare per forza un libro per farmi la domanda. Eh, E qui chiedo scusa, abite pensiero, ma insomma, sto anche scherzando. È una grande opportunità per me, appunto, di persone che hanno le domande. Magari c'è qualcuno adesso qui che non ha avuto il tempo o anche la voglia, insomma, di esporsi. Posso assolutamente eh, rispondere anche con delle piccole pillole da un minuto, eh. Magari dei laboratori, qualcosa, insomma non finisce qua perché è veramente un tema molto molto importante. Quindi tornare a non soltanto a incoraggiare, a riscoprire il piacere della lettura, che è il tema del progetto di Fondazione Cariplo, no? Eh, ma Capirne proprio i propri meccanismi e le regole in questo ambiente digitale che sembra che vada annullando una serie di cose. realtà, è una realtà con la quale abbiamo capito che dobbiamo fare i conti, però recuperando tutto quello che si può riprendere, rilanciare in un ambiente diverso senza perdere di vista una cosa fondamentale che è l'uomo. Quindi, grazie, grazie per la vostra presenza. E il prossimo appuntamento mi sembra che sia in novembre eh, per il terzo appuntamento con Around Reading e Fondazione Caripro. Grazie mille.